Con il professor De Prisco in questa puntata vi parliamo di tre varietà di arance storiche del nostro territorio da valorizzare e salvaguardare. Parliamo delle arance tarocco bionde paganesi, delle sanguinelle e delle arance amare. Cominciamo da un po' di storia col tarocco di Pagani. Rappresenta un tipo di arancia bionda coltivata nell'agro nocerino sarnese, in particolare nel territorio che parte proprio da Pagani per inoltrarsi verso Sant'Egidio. L'origine è probabilmente cinese, anche se venne importato dai portoghesi in Europa nel XVI secolo. Dalla sua importazione ad opera di mercanti portoghesi per l'appunto deriverebbe anche il nome dialettale, Portuallo. L'arancia di Pagani comincia a maturare nella più che tarda primavera e si distingue in ciò dalle altre varietà locali. Il colore della sua buccia va dall'arancio brillante a un giallo tendente all'ocra. Ancora oggi, partendo da Pagani per andare a Sant'Egidio, esistono giardini, distese intere, dove queste arance vengono coltivate da generazioni. Passiamo alle arance amare, presenti nella parte pedemontana dei Monti Lattari. Provengono dall'albero che in botanica si chiama Citrus aurantium e fa parte della vasta famiglia degli agrumi, ottenuto da una ibridizzazione tra un pomelo e mandarino. In agricoltura l'arancio amaro viene sfruttato in qualità di porta innesto per gli agrumi. Infine le sanguinelle. Queste arance hanno gli stessi benefici nutrizionali degli altri agrumi, ma con una marcia in più rappresentata dalla loro pigmentazione. Non è sempre facile distinguere le varietà di arance rosse l'una dall'altra, ma nel caso delle sanguinelle bisogna fare attenzione perché la forma del frutto è abbastanza simile agli altri esemplari di arance rosse. In secondo luogo la colorazione della buccia e polpa. La prima, ovvero la buccia con colore arancio e striature rosate, così come la polpa. Il succo fresco di queste arance, bionde, sanguinelle o amare, si riflette positivamente sulla nostra salute con numerosi benefici. Ed è per questo, per la loro bontà, che frutti territoriali del genere vanno sempre utilizzati con maggiore frequenza, tutelati e pubblicizzati al meglio.